Paola Sini, vincitrice del premio Mariangela Amerato come migliore attrice protagonista del film La Terra delle Donne. Ora, tu sei attrice protagonista di questo film, ma non solo. Diciamo che il film nasce grazie a te. Vuoi raccontarmi un po' com'è andata? Eh sì, oddio, una gestazione lunga, ovviamente inconsapevole, perché nessuno si poteva aspettare così tanti anni, ma nasce dall'idea che tutto ciò che ho fatto nella mia vita è stato grazie a una profonda dignità data dalle donne della mia famiglia, da ciò che io ho vissuto e osservato quando ero piccola. Quindi, per quanto avessi desiderio di pulire la dizione e mettermi in un parterre, ovviamente, di lavoro più nazionale e internazionale, questa mia centratura, questa mia dignità veniva dalla cultura da cui provenivo. E quindi un omaggio alla mia terra, un omaggio alle donne della mia terra, perché loro conosco io, e questa voglia assoluta di far capire che in tutti i casi, a prescindere da dove si nasce, dal momento storico in cui si nasce, la consapevolezza di accettarci nelle nostre peculiarità meravigliose è un dovere che dobbiamo a noi stesse, noi donne, senza mai essere in nessuna maniera abusate o condotte da qualcun altro. Quindi questo lo sentivo importante, importantissimo come messaggio, soprattutto adesso con la tragedia delle donne iraniane, è più che mai contemporaneo come messaggio. Senti, a proposito di donne, il tuo cast è tutto al femminile, compresa la regista, no? Anche questo, come hai lavorato con lei perché mi ha raccontato che comunque ha partecipato anche lei poi alla sceneggiatura, quindi come avete lavorato insieme per la definizione del film e anche del cast? Allora, io e Marisa abbiamo avuto, come tutte le storie d'amore, ovviamente, momenti buoni e momenti meno. Sì, diciamo che ai primi draft della sceneggiatura io ho sentito produttivamente la profonda esigenza io ho incontrato Marisa dopo aver scritto la sceneggiatura e ho sentito l'esigenza che la regia aggiungesse la parte materica che mancava, quella terza dimensione tipica dello sguardo registico, e che se la sentisse comoda, come una giacca perfetta per lei. Ovviamente un film è sempre un film, quindi non può durare, non è una serie televisiva. E quindi a suo favore qualcosa è andata via e poi abbiamo avuto invece una sintesi hegeliana di quello che poi è quello che abbiamo visto ieri. Una meraviglia dove ci siamo tutte e due a quattro mani. Un'ultima domanda, il film è stato accolto positivamente al BIFEST, tra l'altro in anteprima al BIFEST, tu hai ricevuto questo premio, come lasci Bari adesso? Ma è molto particolare la sensazione che sento, perché Marisa si è totalmente concessa alla Sardegna, quindi a casa mia. E io invece qua ho trovato a casa sua la stessa identica, meravigliosa accoglienza, stima, affetto. Credo che dall'inizio, questo amore che è nato tra di noi, due donne forti, io ho sempre detto, Marisa, al di là della sua capacità materica di dare senso e tridimensionalità alle immagini, il respiro della danza, è una donna che mi ha tenuto testa. In realtà io e Marisa abbiamo entrambe una forte assertività e credo che questo gemellaggio Sardegna-Puglia funzioni veramente tanto. Quindi è stata un'esperienza meravigliosa. Mi sento a casa, davvero. Ok, grazie mille. Grazie.